Soriano, la cui origine risale probabilmente al VII secolo, si trova a 270 metri di altezza e appartiene alla comunità montana dell'Alto Mesima, sul versante tirrenico delle Serre, a metà strada tra Vibo Valentia e Serra San Bruno. L'antico centro, secondo gli storici locali, va individuato nell'attuale Sorianello, in posizione più elevata. Dal XVI secolo fu feudo dei Caraffa di Nocera, che vi incardinarono il titolo di conte. Nel 1510, ad opera di Fra Vincenzo da Catanzaro, vi sorse un convento domenicano che in breve sarebbe diventato fra i più importanti dell'ordine in Europa. Con la costruzione del convento, la popolazione si stabilì più in basso, dove è attualmente Soriano. Nel 1652 il convento ne acquistò l'intero feudo. Rifatto nel 1655, il convento fu danneggiato dopo appena 4 anni. Fu distrutto gravemente dal sisma del 1783 e infine da un incendio del 1917. I lavori di restauro hanno reso possibile l'utilizzo di soli 2 lati dell'antico complesso, ma i ruderi esistenti danno l'idea della grandiosità del complesso. Nonostante le spoliazioni subite, il convento custodisce una ricca biblioteca con raccolta di incunaboli, cinquecentine e preziosi codici miniati. L'attuale Museo dei Marmi conserva preziose opere d'arte recuperate e restaurate, con sculture, figure di santi e sante e frammenti. La comunità civile conta circa 3.000 abitanti, dediti in gran parte a tipiche attività artigianali, come la lavorazione dei vimini e del giunco e dei dolciumi, su tutti i tipici mostaccioli. Oltre al palazzo comunale che ha sede in un lato dell'antico convento, Soriano è orgogliosa della Biblioteca Calabrese, monotematica, specializzata cioè nel settore della cultura regionale. A partire dal 1830 fu edificata la nuova chiesa sull'area di uno degli antichi chiostri. I lavori si conclusero nel 1860. La facciata in pietra locale a vista presenta nella parte superiore un grande rosone in posizione centrale, e in basso 2 nicchie accanto al portale d'ingresso. L'interno è luminoso a navata unica con volta a botte e grande abside. Lungo le pareti della navata, oltre a 2 altari sul lato destro, tra altre statue sono la Madonna del Rosario, una pregevole tela raffigurante l'angelico dottore San Tommaso d'Aquino. Sul lato opposto il crocifisso ligneo del XVII secolo e la prodigiosa statua lignea di San Domenico del 1855. Il tesoro più pregiato è tuttavia la tela di San Domenico, racchiusa in una maestosa pala bronzea opera dello scultore calabrese Alessandro Monteleone, che narra l'evento della notte del 14 e del 15 settembre del 1530. Al fratello converso Lorenzo da Grotteria apparvero, secondo la tradizione, la Vergine Santissima, Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d'Alessandria, che gli consegnarono la miracolosa icona. Il santo è raffigurato all'interno di una celletta, nella mano destra il Vangelo, nella sinistra il giglio. Una lunga serie di miracoli lo ha reso cari ai fedeli che ancora oggi lo invocano numerosissimi.